lascio la parola a Marcello De Vito, che è il nostro consigliere comunale, che racconterà appunto l'esperienza in questo settore all'interno del comune. Grazie. Sì, buonasera, grazie a tutti. Vi parlerò del livello di tassazione che c'è nel Comune di Roma e che grava principalmente sulle imprese e quindi delle azioni che abbiamo già posto in questi due anni e soprattutto di quelle che porremo allorché speriamo presto governeremo questa città. Il Comune di Roma ha una tassazione altissima e ha delle tasse che sostanzialmente solo nel Comune di Roma vengono pagate o che sono ai massimi livelli nel Comune di Roma. Ad esempio, pochi di voi sanno che i cittadini romani pagano 200 milioni di euro all'anno, cioè un addizionale IRPEF che va dallo 0,5 allo 0,9, siamo l'unico comune che paga lo 0,9, che va a pagare i debiti lasciati dall'allora sindaco Veltroni, dopo alla fine del suo mandato febbraio 2008, Roma praticamente fallì con 12 miliardi di debito, aprile 2008, e paghiamo 200 milioni di euro all'anno di addizionale IRPEF, li pagheremo noi, i nostri figli e i figli dei nostri figli fino al 2048. In questi anni abbiamo visto con Enrico Stefano il livello di questa tassazione purtroppo aumentare, ad esempio nel bilancio 2000, aumentare soprattutto sulle imprese, ora vedremo perché. Abbiamo visto che la tassazione è aumentata ad esempio nel 2000 sul bilancio 2014 di 300 milioni di euro, in particolare di tasse rifiuti e di tassa di soggiorno, che ora contributo di soggiorno, che ora vedremo anche con le proposte che abbiamo fatto. Perché il Comune di Roma ha un livello di tassazione così alto? E mi riporta a quello che diceva prima Carla riguardo al taglio degli sprechi che deve essere fatto, quindi delle spese improduttive. Perché il Comune di Roma spreca, perché la politica del PD e del PDL, o quel che ne resta, nelle ultime amministrazioni a Roma spreca. E questo non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma lo riconosce la stessa Giunta in un documento che si chiama Piano di Rientro, che la Giunta ha dovuto presentare al Governo a luglio 2014 per avere i soldi del Salva Roma, cioè il decreto 16 con cui il Governo ha salvato con 300 milioni di euro il bilancio del Comune di Roma. Ebbene, quanto spreca il Comune di Roma? Spreca almeno 600 milioni di euro all'anno. Non lo dice De Vito, il Movimento 5 Stelle, ma lo dice la Giunta in questo documento, da cui per esempio si evince che una società come AMA, su un piano finanziario da 800 milioni, spreca quasi 100 milioni, 93 milioni, o che ATAC spreca 70 milioni di euro all'anno, oppure che per gli affitti passivi il Comune di Roma spende 125 milioni, pari al 5% della spesa corrente, laddove il Comune di Milano spende l'1% della spesa corrente, quindi questa spesa dovrebbe essere di 25 milioni in luogo di 125 milioni. Abbiamo 100 milioni di sprechi. Tanti altri sprechi li abbiamo trovati noi nella commissione di revisione della spesa. Quindi noi abbiamo una tassazione così alta e sulle imprese grava una tassazione così alta perché il Comune di Roma ha sprecato e ha mantenuto così dei privilegi destinati a pochi piuttosto che a cittadini ed imprese. Quindi vi dicevo, ad esempio nel 2014 la tassa dei rifiuti è aumentata di 85 milioni, passando da 715 a 800. Il 55% di questa somma viene pagata appunto dalle imprese che stanno morendo perché non riescono più a pagare la tassa rifiuti, ed Enrico Stefano vi dirà quali provvedimenti concreti siamo riusciti a far passare in Assemblea Capitolina. Idem per quanto riguarda la tassa di soggiorno o il contributo di soggiorno, che è un contributo che dovrebbe essere impiegato proprio per favorire ed incentivare l'impresa turistica a Roma, l'industria turistica a Roma. Così non viene fatto. Il contributo di soggiorno viene usato alla stregua di un bancomat. Pertanto alla Giunta Marino nel 2014 servivano 50 milioni e quindi il contributo di soggiorno è stato esattamente raddoppiato. In questa maniera, come si dice in tutte le campagne elettorali, non si fa campare Roma di turismo. Questa è una modalità miope sostanzialmente di agire. Per esempio su questa delibera, ad esempio, noi abbiamo proposto
purtroppo in vano, delle cose assolutamente logiche che avevamo anche concordato con le associazioni di categoria con cui noi parliamo, a differenza di questa giunta che purtroppo parla poco, visto che ad esempio i turisti a Roma sono 13 milioni all'anno e visto che i turisti pernottano 2,6 notti ciascuno, che è un numero assolutamente basso, in tre giorni non si può vedere Roma, abbiamo proposto delle misure di incentivo e di riduzione della tassa, del contributo, a partire ad esempio dalla terza notte. Oppure avevamo previsto una riduzione del contributo in favore di quegli alberghi che operano e che stanno oltre il GRA, e che pertanto subiscono una concorrenza da parte di quelle strutture che sono nei paesi limitrofi come Fiumicino e Pomezia, ad esempio, dove la tassa è più bassa. Oppure, ad esempio, avevamo previsto di impiegare, come esattamente come prevede la delibera, perché la delibera prevede che una parte di questo contributo vada proprio a favorire l'impresa turistica, di impiegare una parte di questo contributo effettivamente traducendolo in servizi per il turismo. Quindi, ad esempio, abbiamo previsto di impiegare una parte di questo 10% del contributo di soggiorno, ad esempio, per elaborare ed applicare un sistema software che molte federazioni, come ad esempio Federalberghi, ci dice aver approntato per il comune, che il comune non ha mai messo in utilizzo, che con un semplice clic e un controllo e un incrocio dei dati, fra i dati di incasso del comune di Roma ad esempio alcuni siti come Booking, ti consentirebbe di individuare le imprese che evadono la tassa di soggiorno. Oppure abbiamo previsto di impiegare questa quota del contributo per migliorare il decoro di Roma, oppure per aumentare la sicurezza nelle stazioni metro, oppure nei luoghi turistici, come dire, più centrali, principali di Roma. Quindi queste sono le azioni che avevamo proposto riguardo ad esempio al contributo di soggiorno. Quello che faremo sostanzialmente, allorché governeremo questa città, è sostanzialmente quello che abbiamo detto, cioè in questa città ci sono degli sprechi elevatissimi, molti li abbiamo individuati nella commissione di revisione della spesa, si parla di oltre 600-700 milioni di euro, si tratta di semplicemente quello che facciamo in tutti i comuni, nei comuni come Pomezia, ovviamente nel comune di Roma dovrà essere fatto più in grande, di recuperare questi sprechi. Di recuperare questi sprechi e metterli a servizio per le imprese. È evidente, ad esempio, che non potremo più avere un'azienda come Ama che perde o che più correttamente spreca 90 milioni di euro all'anno, non possiamo più avere un'azienda pubblica come ATA, che vedo che c'è un suo ex amministratore delegato, che perde 200 milioni di euro all'anno e che negli ultimi 5 anni ha bruciato 1 miliardo di euro ed è sostanzialmente monopolista del settore perché gestisce l'80% e chi gestisce il 20% ci guadagna. Quindi queste aziende, questi sprechi devono essere efficientati e questo è l'unico modo del resto per mantenere queste aziende pubbliche, per salvaguardare il servizio pubblico affinché non venga privatizzato, altrimenti si va a perpetrare il solito schema per cui prima c'è una malversazione dell'azienda e questo poi diventa il presupposto per privatizzare. Dicono il pubblico non funziona e quindi privatizzo. Quindi efficientare, recuperare questi soldi, questo significa guadagnare spazio, guadagnare margini di manovra, poter impiegare questi 600-700 milioni di euro che ci sono di sprechi sulla spesa corrente, tanto nell'interesse dei cittadini, quindi migliorando il servizio, incrementando il servizio, migliorando la qualità della vita, tanto in funzione delle imprese, quindi andando a ridurre questa pressione fiscale oggettivamente non più sopportabile, che sta soffocando le piccole e medie imprese romane che rappresentano il 97% del nostro tessuto produttivo. Grazie.